L'obiettivo è quello di coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici, soprattutto al sud Italia, dove si trovano poli universitari e istituti scientifici eccellenti, e avere una maggiore compatibilità con altre borse di studio che le candidate potrebbero ottenere. E il premio Young Talents Italia, allora all'UNESCO per le donne e la ricerca, che in Italia dal 2002 al 2023 ha assegnato un totale di 112 borse di studio. Ed a partire dalla scorsa edizione, in accordo con la giuria, le 6 borse di studio assegnate ogni anno del valore di 20.000 euro ciascuna sono diventate dei veri e propri premi. La presentazione nell'aula magna dell'Università di Messina fa parte di un roadshow per raccontare il premio, arrivato alla 23esima edizione e che vedrà il prossimo 12 novembre l'apertura del nuovo bando. Sono grata a L'Oreal per aver voluto trasformare in itinerante la presentazione di questo straordinario strumento che avvicina le donne alla scienza, che è appunto il premio L'Oreal, che in tutto il mondo dal 1998 promuove la ricerca al femminile. L'obiettivo per il 2025 è superare le 260 candidature dello scorso anno, coinvolgendo sempre più scienziate degli Atenei del Sud Italia. Nello scorso anno, infatti, meno del 20% delle candidature proveniva dall'Università del Sud, un dato che ha aperto una riflessione nella giuria e che ha spinto L'Oreal Italia ad andare sul territorio per poter raccontare il valore di un premio che si pone l'obiettivo di supportare le giovani ricercatrici in un percorso complesso. Questo premio è importante perché interviene in un momento della carriera delle giovani che è il momento critico, è il famoso tubo bucato, per cui si perde una certa quota importante delle ricercatrici che decidono di abbandonare per varie difficoltà la carriera scientifica. Siamo qui a Messina perché vorremmo che aumentassero le candidature dal Sud Italia, perché siamo convinti che negli Atenei del Sud ci siano dei talenti, delle giovani ricercatrici da scoprire. Il programma vuole essere anche un supporto concreto per le giovani ricercatrici che potranno, grazie al premio, portare avanti la propria attività di ricerca e il proprio progetto di studio in Italia. Il premio L'Oreal dà sicuramente grande opportunità di dare visibilità al lavoro di tantissime scienziate e anche alla loro eccellenza, all'eccellenza di questo territorio che su questo territorio esiste. A livello personale invece essere un role model per tutte queste giovani ricercatrici significa tantissimo.